Porca di quella troia, ma porca di quella troia che non sei altro. Alla prima di campionato, da quando è che non vincevamo? Da quando è? Madonna, che scempio, ma non la partita in generale, cioè porca troia. Arbitraggio. Non voglio dire nulla, ma devi lasciare scorrere il gioco, se no non sei un arbitro degno. Cioè, devi lasciare scorrere il gioco, devi lasciare scorrere il gioco. Candreva te posse pia in corpo. Tu e tu chi ti ha messo al mondo? Tu sei nato fascista, tu sei nato laziale, lo sa tutto il mondo. Sei un giocatore di merda che quando vede la Roma diventa Gesù Cristo. Ecco cosa sei. Madonna santa. Già che l'amo ripresa va benissimo. Parleremo dopo di Belotti, perché prima voglio parlare di altre cose. Voglio parlare del fatto che io ci avevo detto, ma non è che qua piamo il palo? Ma non è che piamo il palo con la Salernitana, che già ci hanno fatto 2-2 a maggio di 3 mesi fa? Cane di merda, muori! Eh? Infatti è andata così, 2-2, identico risultato dell'anno scorso, identico, identico. Io ho detto, vabbè, allora, abbiamo dei leggeri alibi, che non ci stavano né Pellegrini, né Dybala, né Abraham, che Pellegrini al centrocampo sarebbe stato fondamentale, Dybala nei tiri sarebbe stato fondamentale, perché Bove non riesce a tirare, tira alto oppure fa verticalizza solo, non so che cavolo gli dicono di fa quell'uomo, quel ragazzo che è bambino, ragazzi, c'è, cioè, della primavera. Christensen è imbranato, raga, Christensen è imbranato. Voglio dire anche però i complimenti ad alcuni giocatori, dobbiamo vedere anche i giocatori che hanno fatto bene, come Aouar. Ragazzi, Aouar mi è piaciuto un casino. Non ha, cioè, tutte le palle ce le stava a risolvere lui. Tutte quante. È una cosa pazzesca. E vabbè, non ha mai tirato in porta, però vabbè, un golletto non sarebbe male vederlo da lui. Poi, cioè, ma ragazzi, ma la Salernitana, cioè, non ha proprio giocato. Cioè, c'è stata una Roma che non abbiamo giocato male, ragazzi, complessivamente. La Roma non ha giocato perfetto. E praticamente, cioè, ha giocato, non ha giocato perfetto, però non è che abbia giocato male, sì. Poi non avevamo manco Mourinho, il Foti neanche, tanto il secondo allenatore, ti squalificati, vabbè. Che poi sta cosa, mi devono spiegare sta regola, che perché, diciamo, se sei ammonito, se sei diffidato all'ultima del campionato scorso, poi alla prima del campionato dopo, bah. Mamma mia, che disastro. Che disastro. Siamo già quarti, quindi, quando cazzo siamo? È la prima di campionato, non ce ne frega niente. Cioè, la classifica è irreale, non serve guardare la classifica. Però abbiamo pareggiato, signore. Abbiamo pareggiato. Quel maledetto. Sei un maledetto, Candreva di merda, sei un maledetto. Tu sei laziale da tutta la vita, sei laziale da tutta la vita. Ma basta, non voglio manco più nominarti, sei una merda, basta. L'incrocio dei pali del Sharawi, cioè, pure un po' sfortunati. Il primo gol è nato da un fallo che, cioè, ragazzi, non lo so, però mi sembrava un po' dubbio. E questi, i falli, devi lasciare scorrere il gioco. Se perché un fallo può causare un gol, la Roma ne soffre di questo. Ho visto molti casi così, mi ricordo, credo di ricordare così. E è una merda, devi lasciare scorrere il gioco. Ma da tutte e due le parti. Se fai scorrere il gioco a loro, pure a noi. Se devi fermare a loro, pure a noi. Non sto dicendo che ci deve aiutare l'arbitro. Non è che voglio essere ipocrita. Però cazzo. Madonna. Ma dobbiamo vedere la Lazio. E praticamente quale arbitro, dice mio padre. Che cazzo vuol dire quale arbitro? Poi se lo vuole raccontare, se vuole raccontare lui i fatti come li vede lui, che se andasse un'altra parte. Allora, io vedo così. 2-2. Ci vediamo alla prossima partita. Se la perdevamo ero, ma siamo se la perdevamo veramente davo di matto. Perché ne avevo persa solo una con una non vinga all'Olimpico. Ed è stata colpa del singolo. Qui mi dispiace, ma non possiamo mai,
non ci possiamo mai permettere di questa stagione, mai, di perdere con un non big all'Olimpico. Non ce lo potremo mai permettere, ragazzi, che sia chiaro. Non voglio sconfitte in casa con un non big. Non sono ammesse. A meno che non sono causate dal singolo, tipo Roma-Sassuolo 3-4, quella merda dell'anno scorso, quel Berardi testa di cazzo. Vabbè, lasciatemi stare, se no magari mi segnalano pure sto cazzo di video. Basta, basta, basta. Comunque mezzo vomito, ma per quel risultato. Perché la prestazione non era manco male. Comunque senza Mourinho, senza, cioè, non abbiamo avuto manco molti aiuti nemmeno stavolta. Partiamo sempre una merda. Abraham sta infortunato. E che cazzo. Se mi fate commentate con altra roba sotto, se mi sono dimenticato. Però basta, non ce la faccio più, basta.